storia secondo me è affascinante perché ovviamente questo reparto non esisteva e tutto nasce dall'endoscopia digestiva. Ho cominciato a lavorare in endoscopia digestiva qui a Crema, aiutato da quello che è stato il mio padre putativo dal punto di vista professionale, il professor Martinotti, chirurgo. Piano piano alcune delle attività che venivano fatte in chirurgia allora si sono trasferite e sono state realizzate e fatte sui pazienti in endoscopia digestiva. Io ho abbandonato l'attività chirurgica per fare soltanto l'endoscopista digestivo. A quei tempi l'endoscopia digestiva in Italia veniva realizzata e veniva fatta nel 70% circa delle strutture italiane in ambito chirurgico. Allora io vengo nominato in quel periodo come responsabile della commissione politica medica sanitaria ovviamente nazionale in ambito di endoscopia digestiva, divento segretario allora di un sindacato che era nato un paio d'anni prima, che è il sindacato degli endoscopisti digestivi italiani, e riesco a realizzare quell'operazione, diciamo, politica, cioè quella di far sì che anche gli endoscopisti di estrazione chirurgica che avessero una certa attività di endoscopia documentata per 10 anni, e non solo documentata, ma deliberata all'interno delle strutture ospedaliere, acquisivano un titolo equivalente alla specializzazione in gastroenterologia per un numero limitato di anni, e quindi permettevano a questi endoscopisti digestivi di estrazione chirurgica di partecipare a una concorsualità in gastroenterologia. Questo trova all'interno di questa struttura l'appoggio della direzione generale, un ambiente favorevole, col loro aiuto si trova anche l'elemento tecnico, poi, che abbiamo proposto a livello nazionale per far sì che ci potesse essere e potesse uscire questa legge che è uscita di possibile trasformazione dell'attività endoscopica in attività dal punto di vista della definizione gastroenterologica. Questo avviene negli anni tra il 97 e il 99. Quello che era un centro di endoscopia digestiva collegato alla chirurgia viene trasformato in struttura di gastroenterologia. Poi viene chiesto alla regione il passaggio a una struttura complessa di gastroenterologia, quindi struttura di endoscopia digestiva con letti di gastroenterologia, che viene approvato dalla regione. Diventa gastroenterologia a tutti gli effetti, viene fatto un concorso per il primariato di gastroenterologia e io divento primario di gastroenterologia. Siamo alla fine degli anni 90 ed è l'unica struttura di gastroenterologia con letti di tutto il sud della Lombardia. Nasce un'attività molto molto particolare, qui interviene in quegli anni anche la figura della dottoressa Buscarini, perché qui noi facevamo un po' tutta l'attività di endoscopia digestiva, mancava l'ecoendoscopia, cioè la possibilità di fare delle ecografie con uno strumento fissato sulla punta dell'endoscopio, che portava quindi l'ecografo estremamente vicino agli organi interni, permettendo delle diagnosi molto particolari. Negli stessi anni nasceva l'evidenza che anche per i bambini si poteva fare l'endoscopia digestiva, e con la collaborazione di quella che era ed è ancora mia moglie, ma della pediatria, abbiamo realizzato anche attività di gastroenterologia pediatrica. A dimostrazione di che importanza aveva assunto questo centro come centro di riferimento, io divento consigliere europeo delle società di endoscopia digestiva e poi vicepresidente di questa società europea di endoscopia digestiva, e contemporaneamente la dottoressa Buscarini diventava presidente dell'Associazione Italiana dei Gastroenterologi Ospedalieri e la dottoressa Guadagnini, mia moglie, diventava vicepresidente della Società Italiana di Gastroenterologia Pediatrica. I 20 anni, grazie alla dottoressa Buscarini, scuola di ecoendoscopia e di ecografia dell'apparato digerente, scuola nazionale qui a Crema, diventiamo scuola europea di endoscopia digestiva e siamo la
seconda scuola europea di endoscopia digestiva in Italia, la prima era il Gemelli di Roma, la seconda riconosciuta dalla Società Europea di Endoscopia Digestiva era la nostra scuola di endoscopia digestiva. È dal 2002 che questa struttura diventa struttura certificata come struttura non solo di endoscopia digestiva, ma anche come reparto di gastroenterologia ricevamo la certificazione, così come ricevamo la certificazione per altri tipi di attività che riguardano l'attività specifica della dottoressa. Abbiamo cominciato a fare questo tipo di attività, che significa ecografia transcutanea e l'ecoendoscopia, che è questa applicazione molto più avanzata, che permette la diagnosi di tumori localizzati nella parete del tubo digerente, sia superiore, cioè esofago, stomaco, duodeno, che inferiore, cioè nel retto, oppure intorno al tubo digerente, vuol dire nel pancreas tipicamente. Quindi è una metodica che ci permette di vedere, stadiare, cioè dire quanto è diffusa questa malattia e anche prelevare. E quindi mettere un'etichetta definitiva con nome e cognome della patologia su quello che è stato trovato. Dietro lo strumento ci deve essere sempre, per prima cosa, un operatore massimamente allenato e massimamente preparato. L'una non può prescindere dall'altra. La sola capacità personale, senza i mezzi per metterla in alto, non serve a niente. Però come importanza è sicuramente la conoscenza e l'aggiornamento. Considero questo ospedale molto importante per dare salute non solo ai cremaschi, perché ripeto, non riceviamo solo cremaschi. Lo considero efficiente e anche credo efficace nella media degli interventi che fa. Per me gli elementi fondamentali sono mantenere e incrementare il numero di attività nuove che si fanno, no? Abbiamo alcune novità, per esempio noi abbiamo l'endomicroscopia confocale, che è una metodica che permette di vedere in microscopia durante un esame endoscopico all'interno delle formazioni pancreatiche come sono fatte le cellule. Attenzione a ciò che di nuovo può essere offerto dalla scienza medica. Al rinnovamento tecnologico che deve essere costante, e anche qui di nuovo con un impegno nostro a dimostrare che questo è utile, importante, indispensabile e utilizzato, e quindi vale la pena investire. Ci sono due modi di concludere una propria esperienza di vita professionale bella come quella che ho avuto io. Uno è quello di dire dopo di me il deserto, oppure sperare che la cosa che tu hai realizzato continui e migliori. Io ho avuto questa fortuna, che dopo di me sicuramente ci sarà solo meglio di quello che ho avuto la possibilità di fare io. E questa è una cosa importante per le qualità della dottoressa Buscarini, ma anche per le qualità insite in tutti i collaboratori che hanno aiutato me prima e che stanno aiutando la dottoressa in questo momento. Credo che sia molto, molto importante, perché non è sempre così. È una branca super specialistica della radiologia che ci consente di integrare la parte diagnostica con la parte operativa. Fondamentalmente il radiologo interventista è un radiologo specializzato in piccola chirurgia che permette di eseguire delle procedure, degli interventi utilizzando gli apparecchi della radiologia. Si parla soltanto di accedere a dei vasi sanguigni che possono essere le vene e le arterie, a quel punto navigare all'interno dell'organismo per raggiungere gli organi bersaglio, quindi andare a fare un trattamento, tra virgolette, passando dall'interno con dei piccoli cateterini, sia in termini di diagnostica che in termini di efficace terapia. Grazie anche alla tecnologia, alle macchine che abbiamo, che sono macchine di ultima generazione, e anche e soprattutto al supporto del team. Il nostro gruppo è formato da medici, gruppo tecnici dedicati proprio alla geografia e ovviamente dal team infermieristico che ci controlla il paziente e ci organizza tutto un ambiente ovattato dove noi dobbiamo soltanto concentrarci e fare quello che è più giusto fare.
Fondamentalmente noi nel trattare i nostri pazienti abbiamo una stretta collaborazione con i chirurghi, gli urologi, i gastroenterologi, i neurologi, perché tramite la loro collaborazione riusciamo a ricevere i pazienti che bisogna trattare. Parliamo di trattamenti vascolari che vanno dall'apertura dell'arteria fino ad arrivare a trattamenti in urgenza. Questo è un fattore molto importante, perché negli ultimi anni diciamo che abbiamo sviluppato proprio il nostro reparto cercando di tamponare e di sopperire la carenza di questa diagnostica per il trattamento delle emergenze e delle urgenze. E questa procedura si chiama procedura di embolizzazione. Embolizzare vuol dire andare a mettere un tappo, andare a mettere una chiusura in un'arteria che sta in quel momento sanguinando e quindi sta dando un'emorragia che potrebbe essere ovviamente fatale per il paziente. Quindi sono procedure salva vita. C'è una grossa comunicazione col paziente, perché comunque, per quanto sia un intervento microinvasivo, è comunque una procedura chirurgica dove si possono avere delle complicazioni anche serie. Il rapporto e il colloquio col paziente è fondamentale. Noi abbiamo una carta in più che può essere un vantaggio e uno svantaggio, perché durante le nostre procedure nel 90% dei casi il paziente è sveglio, quindi abbiamo la possibilità di parlare, di chiacchierare, di far collaborare il paziente, quindi di renderlo partecipe alla procedura e quindi in un certo modo da distogliere un attimino l'attenzione, ma soprattutto l'attenzione dall'intervento. Ovviamente ci sono delle procedure dove il paziente deve essere anestetizzato perché ci sono le condizioni in cui deve stare fermo, però ad ogni modo la collaborazione, soprattutto la comunicazione col paziente è fondamentale. Cerchiamo sempre insomma di mettere a proprio agio il paziente quando riusciamo a per quello che deve sopportare, deve fare insomma. La nostra radiologia ci permette sempre, tramite tecniche invasive, di andare ad approcciare anche la patologia urologica, la patologia oncologica, ed in particolar modo mi riferisco ai tumori del fegato, che sono difficilmente aggredibili in altro modo. Con la nostra tecnica è possibile andare a infondere il farmaco chemioterapico direttamente nella lesione epatica e quindi poi successivamente infondere il farmaco chemioterapico senza dare sindrome, diciamo, di disagio e soprattutto di complicanze a tutto l'organismo. Negli ultimi 15 anni c'è stata un'evoluzione tecnologica esponenziale. Ogni anno, ogni 6 mesi c'è un nuovo strumento, un nuovo device, un nuovo catetere, un nuovo stent, una nuova tecnologia che viene sviluppata. Ormai una medicina moderna è proiettata verso la mini-invasività. La controindicazione sono le controindicazioni chirurgiche, la stego di un intervento chirurgico. Ovviamente parliamo di controindicazione nell'ambito di percentuali, per ogni intervento c'è la propria controindicazione. Ovviamente le controindicazioni più frequenti che si possono avere, andando a navigare all'interno dei vasi, all'interno dell'arteria, si possono creare o delle rotture accidentali dell'arteria o addirittura dei processi di embolizzazione spontanea. L'embolizzazione spontanea che ovviamente noi cerchiamo di tamponare e di prevenire somministrando dei farmaci anticoagulanti nel momento in cui facciamo la procedura. Però sono tutte delle controindicazioni che variano nell'ambito di percentuali molto 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 basse. Ovviamente parliamo di un intervento chirurgico che può avere tutte le proprie complicazioni. I vantaggi sono vantaggi comunque enormi, perché parliamo di procedure e interventi anche molto grandi, di grosso valore, di grossa importanza, senza fare dei tagli chirurgici, e quindi la degenza e, diciamo, il comfort per il paziente è sicuramente migliore rispetto ad una chirurgia grossa, una chirurgia open, che in alcuni casi non è addirittura proposta. Mi riferisco ai grossi traumi del bacino, dove l'unico che può fare qualcosa è il radiologo interventista. Gli incidenti stradali, dove ci sono delle piccole arterie che vanno a creare delle emorragie interne e dove il chirurgo fa molta fatica ad andare a capire qual è l'arteria che in quel momento sta sanguinando. Il radiologo interventista, tramite una panoramica selettiva dei rami delle arterie del bacino, riesce a chiudere in modo abbastanza specifico e selettivo l'arteria, diciamo, incriminata. Ecco, quindi diciamo, ci sono proprio dei settori in cui ad oggi il radiologo interventista diventa il primo attore di quel film. Noi siamo all'interno del reparto di chirurgia, perché questa è la storia di questo reparto. Considerando che la chirurgia vascolare qui nasce come branca che si stacca dalla chirurgia generale, ma rimane all'interno del reparto di chirurgia generale e da sempre ha avuto questa continuità.
L'equipe nuova è un'equipe che sono riuscito a formare anche grazie alla volontà della direzione di poter portare delle persone che conosco, chi con un concorso ufficiale, chi attraverso una mobilità, erano persone con cui io ho lavorato da 20 anni. Prossimo ad arrivare dovrebbe essere all'inizio dell'anno. Questo nuovo arrivo porterà delle nuove cose mai fatte a Crema, perché stiamo cercando di aggiungere sempre cose in più di quello che sono le cose standard della chirurgia vascolare. Sarà una persona che si occuperà in modo particolare di malformazioni vascolari. Qui diventerà, con questo medico che arriva, centro di riferimento regionale e nazionale per questa patologia. La collaborazione nostra è una collaborazione con la radiologia interventistica. La consulenza è su tutti i reparti dell'ospedale. La parte che noi facciamo di endovascolare la facciamo con il radiologo interventista. Si collabora su tutto ciò che è la parte vascolare. Anche perché la maggior parte di radiologia interventistica che viene fatta qua è di tipo vascolare. La chirurgia endovascolare ormai ha individuato i suoi ambiti, ma ciò non toglie che la gente deve essere in grado di fare una chirurgia aperta. Le scuole ormai non insegnano la chirurgia tradizionale e negli ospedali di ragazzi che fanno la specialità in chirurgia vascolare non ce ne sono. Per questo che io dico, mandiamo questi ragazzi negli ospedali dove si fa giustamente l'endovascolare che insegna l'università, ma si fa giustamente anche la chirurgia aperta. Io penso che per un ospedale di queste dimensioni riuscire a fare queste cose sia un grosso passo, perché sono cose che fanno gli ospedali con dei budget molto più grossi. La direzione ci ha dato la possibilità di farlo, noi siamo ben disposti a farlo.